San Valentino è la festa degli innamorati e dal momento che da pochi giorni è concluso il Capodanno cinese ho pensato di unire le due cose e qui propongo. Hai dei biscotti della fortuna, tipici del Capodanno cinese, da regalare alla vostra amata o al vostro amato. Per prepararli ci servirà un albume, circa 4 cucchiai di zucchero, un'essenza a vostro piacere, io ho utilizzato quella alla vaniglia e di mandorle, mezza tazzina d'acqua, un pizzico di sale, mezza tazzina d'olio di semi e poi ho setacciato 8 cucchiai di farina più 1 o 2 cucchiaini di maizena e poi col frullatore ho mischiato il tutto. Dal momento che voglio realizzare i miei biscotti di due colorazioni diverse, una porzione di impasto l'ho messa all'interno di un piccolo recipiente e con il colorante alimentare l'ho tinto di rosso. Ora ritaglio i bigliettini che inserirò poi all'interno dei biscotti, potete sia trovarli su internet oppure scriverli e poi stamparli come preferite, però mi raccomando, prima di cucinare i biscotti dovete avere tutto pronto perché le operazioni saranno adesso molto molto veloci. Ho preriscaldato il forno a 180 gradi e mi sono munita di una spatola, i miei composti sia quello rosso che quello bianco, poi delle piccole tazzine che serviranno come forma per i nostri biscotti oppure degli stampini per muffin e poi occorre anche una tazza, qualsiasi essa sia. Io ho preso una tazza del genere, vi spiego poi a cosa serve. Sulla carta da forno ho messo un cucchiaio di impasto e girate esattamente come sto facendo io. Mi raccomando, deve essere piuttosto sottile. Adesso prendo un po' di impasto rosso così posso creare dei cuoricini. Dunque, sulla carta da forno non mettete troppi biscotti, quindi io all'incirca 3 ad ogni infornata. Ora possiamo infornarli. Devono rimanere in forno fino a che i bordi non diventano dorati. Adesso che sono stati tolti dal forno, immediatamente togliamoli con la spatola, mettiamo il foglietto, ripieghiamo il nostro biscotto in due e grazie alla tazza andremo a creare la tipica forma del biscottino. Ora lasciamo raffreddare e indurire all'interno della nostra tazzina. E voilà, sono pronti. Io li ho anche decorati con degli zuccherini a forma di cuore. Mi raccomando, se vi è piaciuta questa ricetta, un pollice in su e commentate. E vi mando un bacio e buon San Valentino a tutti.